Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Hola a todos y todas, hola Davide. Hola Laura, come stai? Welcome amici. Welcome my friend, come state? Tutto bene, state bene? Bene. Che fate lì? Tutti ci guardano. Tutti ci stanno guardando? Sì. Ma sono i nostri amici coreani. Mi stanno scrivendo. Stanno scrivendo, ciao. Aspettate, aspettate. Io a voi vi conosco, io già vi ho visti uno per uno. Ma siete tanti! Wow! Ma voi siete quelli che mi dovete far venire in Corea? Sì! Ah, loro sono! Ma io vado con te! Pure lei viene con me! Ma quando mi mandate qualche cosa da mangiare vostra? Ai, una scatola! Una scatola di qualcosa di buono, di buono coreano. Vabbè, basta parlare sempre di mangiare. Sì. Ma perché quando parlo con i nostri amici coreani parlo sempre di mangiare? Non lo so perché. Non lo so, perché mi piace la loro cucina e dico sempre la stessa cosa. Che sono bravissimi. Sono bravissimi, sono bravissimi. Ma poi adesso mi sto anche vedendo un telefilm, stiamo vedendo, che tu già l'hai visto, che lei già l'ha visto, si chiama Squid Game, non è Squid Game, con quel film un poco telefilm, bello, brutto, insomma, particolare di questa squadra. Comunque, per adesso siamo immersi nella Corea, vediamo tutto quello che è coreano, cibo, film, musica, vabbè. E appunto adesso andiamo ad presentare una canzone dei Forestella! Esattamente, i Forestella. Possono mancare Forestella? No. Non possono mancare mai i nostri Forestella, perché amiamo i nostri quattro tenori che abbiamo scoperto e abbiamo amato dal primo giorno, dalla prima canzone proprio. Infatti andiamo a reazionare, Laura, una canzone dei Forestella con una canzone del 64, immagina, dei Samuel Garfunkel. No. Come si chiama la canzone? No. Lo solito del silenzio in spagnolo. The Sound of the Silence. Il suono del silenzio. E quindi una canzone bellissima, una canzone stupenda, una canzone cantata da loro. No. Wow! I fazzoletti sono pronti, Laura. Sì, qua. Ci sono i fazzoletti, ecco, sta preparando i fazzoletti, perché ci sono. Sicuramente, insomma, ci emozionerà come giusto che fanno loro. Andiamo, pronti? Vamo. Hello darkness, my old friend, I come to talk with you again. Because a vision so creepy left the seas I was sleepy, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets while cobblestone. Need the hello of a sweet lamb, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking.
Ai, ai, ai. Quanto riescono ad emozionarci queste voci, quanto riescono ad emozionarci questi artisti, quanto riescono a volte farci male, eh? Cioè riescono anche a farci male, il dolore riescono con le loro voci anche a, insomma, penetrarti come una lama, no? Come un coltello affilato, perché dipende dalle emozioni che stiamo vivendo in questo momento, quindi dipende cosa sta provando un uomo. Loro con delle determinate canzoni riescono a infliggere dolore, riescono, capisci, a farti non solo del bene a volte, ma a volte anche del male, ma non del male, insomma, fisico, ma più che altro con la sua voce riescono a darti tanta tristezza o tanta felicità. Loro sono il genio della musica, i geni della musica insieme riescono realmente a colmare tutte quelle... Ma poi abbiamo sentito in tantissime canzoni, tante canzoni diverse, ma anche questa qua, Sound of the Silence, loro non erano nati, ma addirittura non esistevano, forse sono nati solo i loro genitori a quell'età. Cioè loro riescono a trasportare una canzone di circa 50-60 anni fa, riescono a trasmetterla in una maniera impressionante. Stai andando esattamente al punto che io volevo toccare. Allora, questa canzone mi ha accompagnato per tutta la santa vita mia, no? Da piccola, sempre sentito questa canzone, l'ho imparato in spagnolo, e le versioni di questa e dell'altro, di un mare di artisti. Ma quello che hanno fatto oggi, questo video con le stelle, che ti dà questa emozione, questo privilegio di noi, di vederli, di sentire questa canzone con tutta la sua voce, con la sua forza, mi ha fatto entrare nel cuore di nuovo, e le faccio una coccolata a loro, a ognuno, perché sono grandiosi, Forestella, bravissimi. E noi i Forestella li adoriamo, come adoriamo tutto il pubblico che segue Forestella, che siano italiani, che siano coreani, che siano da tutte le parti del mondo, perché ci siamo anche accorti che chi segue noi e segue anche Forestella non sono solo coreani,
ma ci sono anche italiani, abbiamo visto molti del Sud America, molti dell'Europa, quindi realmente siamo riusciti. Io conosco una persona che li vuole tantissimo bene. E chi è? Tu mamma. Ah, mia madre, allora, madre è italiana. Come un saluto a mia madre. Ma perché realmente noi siamo, trasmettiamo, noi spostiamo gente per, con le nostre reazioni, quindi riusciamo a far vedere tante sul nostro pubblico i nostri artisti che amiamo e facciamo sentire. Ma ci siamo accorti questo di qua, quanto è bello che la comunicazione arrivi e arrivi anche Forestella, grazie anche a noi, arrivano in altri paesi e vengono anche amati, perché la cosa bella è questa, sentire l'amore verso questo gruppo spettacolare e unico. Quindi voi, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in questa reazione e ci aspettiamo altre canzoni che ce li commentate nei nostri commenti. Poi in più vi diciamo, iscrivetevi al canale, date tanti like che abbiamo bisogno anche di voi, supportate il canale nella descrizione, come aiutare e supportare il canale, e noi arriveremo presto con tante canzoni dei Forestella. Ciao a tutti, alla prossima!